Fichi, bravi Fichi! Riempite bene di odore il soffietto. Sì, mamma. Squisito! Il Giro d'Italia con Sapor Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapor Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Nella splendida cornice del complesso monumentale di Santa Chiara a Napoli è stato inaugurato l'anno accademico 2017-2018 di Pegaso. Entusiasta il presidente Iervolino, la cui idea di realizzare un nuovo paradigma formativo nel corso degli anni continua a riscontrare consensi e successi. A distanza di 12 anni la sfida è stata vinta. Tutti pensavano che un'università innovativa, rivoluzionaria, che partisse da un giovane, che partisse da Napoli, avesse vita breve e quindi potesse rappresentare una cosa molto piccina. A distanza di 12 anni invece, con 72 sedi e circa 60.000 studenti sotto formazione, diciamo che abbiamo creato un nuovo paradigma formativo, un'università democratica, un'università per tutti, un'università che mira innanzitutto, e oggi lo ribadiremo all'interno della nostra inaugurazione dell'anno accademico, ad essere contaminativa ma anche a lasciarsi contaminare. 10 corsi, 200 master, oltre 60.000 studenti, numeri importanti come ha sottolineato anche il direttore generale. L'inaugurazione dell'anno accademico è un poco il momento in cui si fa il bilancio delle cose fatte e ci si presenta alla comunità accademica. Devo dire che noi proveniamo da un anno, l'ultimo, il 2017, che è stato contrassegnato in ambito accademico dalla visita dell'AMVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, e quindi tutta l'articolazione funzionale, organica dell'Ateneo è stata raccolta in un compendio di autovalutazione che oggi verrà presentato dal nostro magnifico rettore. Ad inaugurare il nuovo anno accademico della Pegaso, Francesco Rutelli, presidente dell'Associazione Incontro di Civiltà, ex ministro dei beni e delle attività culturali, che ha tenuto una lezione sul tema difendere il patrimonio culturale dell'umanità, la leadership italiana nella diplomazia culturale. Sì, è una funzione che l'Italia ha da sempre e che oggi è ancora più importante nel mondo, ovvero per noi la cultura è e dovrebbe essere motivo di identità, motivo di forza economica, e negli ultimi anni abbiamo capito che per l'Italia quella che si chiama diplomazia culturale è il legame tra la storia, il patrimonio, l'arte, la cultura, il paesaggio, la dotazione di 3.000 anni di storia del nostro paese e la contemporaneità, cioè le industrie creative, tutto ciò che avviene nel cinema, nell'audiovisivo, nel design, nella moda, anche nell'industria del cibo, che sono più che mai intrecciate e sono fondamentali per il turismo, che è altra grande industria del nostro paese. In fondo una ripresa economica di Napoli in particolare certamente affidata all'intreccio di tutti questi fattori.